Oggi è una giornata importantissima, devo dire, abbiamo approvato una serie di delibere straordinariamente importanti per la nostra area metropolitana, con uno spirito assai costruttivo in consiglio, soprattutto tra quelle forze politiche che stanno dando linfa a un accordo istituzionale assai importante. Innanzitutto l'approvazione del piano strategico, cioè le priorità su cui si muoverà la città metropolitana, in cui abbiamo messo 434 milioni di euro circa grazie al lavoro che ho svolto e che abbiamo svolto per liberare l'avanzo vincolato. Quindi adesso si apre una discussione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dove indirizzare queste somme di denaro. E poi vorrei ricordare due delibere importanti per finanziamenti significativi per strade ed edilizia scolastica, e poi la prima delibera assai innovativa su come indirizzare risorse liberate grazie all'impegno che abbiamo messo in campo, come dicevo prima, per trasformare l'avanzo vincolato in avanzo libero, che sono 32 milioni che andranno da una parte sul verde, quindi il primo grande investimento che da decenni non si vedeva nell'area metropolitana per la rigenerazione del verde e la ripiantumazione, a cui potranno partecipare tutti i comuni. Un altro stanziamento importante per la realizzazione di siti all'interno dell'area metropolitana dove trattare tutti i rifiuti differenziati, quindi carta, cartone, plastica, vetro, quindi andiamo a implementare la differenziata. L'altra delibera importante per rafforzare l'igiene urbana, in particolare con l'acquisto di spazzatrici da parte dei comuni, quindi isole ecologiche, ecodistretti, apparecchiature per la differenziata, spazzatrici, messa in sicurezza del verde e ripiantumazione. Quindi davvero una giornata, credo, bellissima, senza precedenti per la città metropolitana, ed esprimo davvero grandissima soddisfazione per questo risultato che ho fortemente voluto e che ho trovato davvero il contributo significativo non solo di tutti gli uffici che hanno dato un supporto straordinario, ma anche dei consiglieri metropolitani nella seduta che si è appena conclusa qui a Santa Maria della Nuova.